Ciao. Perfetto, eccoci qua con Roberta dopo il nostro percorso. Praticamente siamo ormai verso, sì, siamo praticamente al termine di 6 mesi di assistenza e di percorso. E siccome, come dicevo, volevo dare, siccome hai fatto un percorso do dove anche all'inizio, quando hai iniziato questo tipo di percorso, anche la tua storia, diciamo così, la tua voglia di cambiamento, la tua forza che poi hai dimostrato durante questi mesi di voler cambiare, mi ha colpito e sei riuscito a fare veramente un cambiamento progressivo, ma sommato proprio tutti i mesi. Dopo andremo a vedere anche le foto, veramente sei stata, hai avuto un bell'impatto, hai avuto un bell'impatto. Intanto dimmi se, forse te lo immaginavi già, forse tu ti immaginavi. Non so, dimmi se ti immaginavi il risultato di prima e dopo che c'è stato. Calcolando la mia, perché comunque se mi conoscono, quindi calcolando la mia grande forza di volontà e anche quello che mi ha spinto ad approcciarmi al metodo, in un certo senso sì, perché se io mi metto in testa una cosa, deve essere quella, cioè non la lascio mai una cosa incompleta, assolutamente, Certo. assolutamente. In 6 mesi hai fatto un cambiamento importante, anche se io ancora noto il margine di miglioramento, ma rispetto a come partivi, poi se ci puoi raccontare anche la tua storia, cioè nel senso, molti sentiranno dall'accento che sei del nord come me, sei siciliana come me, però volevo un attimo capire per chi ascoltava questa storia. Perché qualcuno, sai, si immedesima in quello che è la tua storia, in quello che è la tua età o il tuo comunque passato a livello sportivo o che ne so, non facevi attività da diverso tempo e quindi hai iniziato questo percorso perché hai visto, no, si parte sempre dalla speranza. Dice, io spero che anch'io ce la posso fare perché ho visto tante altre ragazze, ragazzi che ce l'hanno fatta, allora mi rimetto in gioco e vedo che cosa succede, no? Per te com'è stato? Io innanzitutto ci tengo a fare una premessa, cioè il fatto comunque dell'allenamento, dell'alimentazione, diciamo che non ho mai avuto in passato grandi problemi di seguire un regime alimentare, seguire comunque un allenamento, però quello che comunque mi accorgevo è che io sì andavo in palestra anche tutti i giorni, non te lo nego, cioè 5 volte a settimana io comunque mi allenavo, seguivo un regime alimentare che non ha niente a che vedere con il metodo, cioè molto restrittivo, cioè Addirittura. a livelli comunque sì, di insalata, pollo, riso, riso, pollo, insalata. E comunque sì, i miei centimetri li perdevo, avevo comunque un peso che scendeva, però era una cosa che si fermava lì. Quindi poi, cioè sì, passa il tempo, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, però quando magari fai un anno di allenamento, di alimentazione, poi ti guardi allo specchio e vedi, sì, ok, il peso scende, i centimetri scendono, ma io mi guardavo allo specchio e non era quello che volevo. E questo comunque mi ha portato, ovviamente, dopo un anno, 2 anni, come ti dicevo, poi ho mollato. Poi è subentrato ovviamente il mio trasferimento al nord, quindi comunque il distacco proprio dalla mia terra, dai miei amici, dalla mia famiglia. E lì praticamente è stato cioè un mollare tutto, anche la dieta e l'allenamento. Fin quando poi, lascia oggi, lascia domani, mi sono ritrovata quando ti ho contattato, quindi a fine di agosto, che mi sono guardata allo specchio, non mi entravano i pantaloni, non mi vergogno a dirlo, non mi entravano i pantaloni e gli ho detto no, adesso basta, però è un basta che non è che vado dalla dietologa o vado in palestra a farmi fare la classica scheda copia e incolla, perché a me queste cose proprio, cioè io le chiamo le schede delle casalinghe, perché comunque io anche andando in Rispetto per palestra, le casalinghe, però. Con tutto rispetto, però io, cioè, anche guardando in palestra, no? Cioè, io vedo proprio le ragazze o anche i ragazzi che hanno proprio, cioè, fanno tutti quanti gli stessi esercizi, cioè 3 volte a settimana, perché io comunque vado sempre, cioè io proprio li vedo, esercizio 1, 2, 3,
No, no, assolutamente. Infatti ho detto, cioè, se deve essere una cosa che, ok, la dieta, ok, l'allenamento, ma io devo stravolgere il mio corpo, io devo volere quello che ho sempre desiderato. E allora lì ho trovato te, anche se ti seguivo da tanto tempo, però sai com'è, sei sempre scettica. Però Certo. sai, guardando, cioè, i prima e i dopo, dai oggi e dai domani, io ho detto, io lo contatto. Non te lo posso spiegare, ma è una sorta proprio di fiducia che io riposto completamente in te, assolutamente. Io la chiamo effetto ultima spiaggia. Io Sì. sento molti, quelli che arrivano da noi, li sento disperati, è una parola forse troppo grande, però talmente stanchi forse di aver provato tante volte che dico ok, o va con lui o va col metodo TLM oppure veramente chissà cosa succederà. E per questo noi abbiamo tante persone che si impegnano tanto e poi applicando poi il metodo perché è anche un mix tra un impegno importante e il metodo giusto, perché altrimenti se tu ti impegni tanto come facevi anche prima quando ti allenavi e hai detto 5 volte a settimana, dieta molto restrittiva, ok, cioè non è che non stavi facendo impegno, non stavi facendo azioni, le facevi, ma non avevi il connubio di avere anche il metodo che ti facesse ottenere risultati e poi anche sostenibili nel tempo, quindi devi avere entrambe le cose. Ok, cosa hai notato visto che tu in passato hai fatto dei risultati, volevo un attimo dire qualche numero qui, giusto per capire, sei passato da un punto vita da 81 a 69 centimetri, cioè chi fa i conti matematici può capire, sono quasi, sono 20 centimetri, 20 centimetri, no scusate, sono 10, no, 12 centimetri, 12 centimetri. Nel punto fianchi praticamente da 98 e mezzo si è passato a 85, quindi anche qua quasi 15 centimetri. Nel punto glutei da 114 si è passato a 94, quindi 20 centimetri, se non erro, 94, 94, 104, 104, 114, sono 20 centimetri di punto glutei. Ragazzi, sono numeri che iniziano ad essere importanti, importanti, e poi guardando le foto dici, ah però. Perché uno dice, vabbè, i numeri, ok, non rendono tanto, ma quando andiamo a guardare le foto, ah, però, cioè veramente una persona può trasformarsi così, ma soprattutto, adesso ci dirai anche tu, perché uno dirà, hai fatto la fame. Quindi io voglio capire un attimo tu, quali sono state le differenze rispetto a prima. Vai. Ma riguardo l'alimentazione, tutto l'opposto che facevo prima. Cioè, Ah, questa è musica per le mie orecchie. il fatto che, cioè, io per esempio, cioè, ti porto un esempio, no? Vai. Le persone che comunque in questi mesi mi hanno accompagnato, perché fortunatamente ho avuto tutte persone dalla mia parte, fortunatamente, È un mi caso, dicevano, ah, è un ma caso, tu è un caso. non esci perché sei a dieta, ah, va bene, non sei a dieta. Io quello che dico sempre, io non sono né malata e soprattutto non sono a dieta. Io non sono a dieta. Bravo. Questo è un mio stile di vita. Cioè, questo è il mio nuovo stile di vita che non è una dieta, perché secondo me il metodo TLM, dal punto di vista alimentare, non è una dieta. Anzi. Che poi ti interrompo un attimo, non è una dieta per come viene interpretata la dieta dalla maggior parte delle persone, Esattamente. perché le persone intendono per proprio la parola dieta che bisogna fare la fame, no? Ti metti a dieta, oddio, farai la fame. No, dieta vuol Assolutamente dire, no. cioè, la vera etimologia della parola dieta è un tipo di stile di vita o stile alimentare che ognuno c'ha il suo, quindi ci possono essere tante diete, vuol dire tanti tipi di stile alimentare, come dire vado dall'indiano, l'indiano ha il suo stile alimentare, vado da un americano avrà il suo stile alimentare, vado da un arabo stessa cosa, ma banalmente anche un siciliano rispetto a un milanese ha una dieta media, cioè diversa, perché adesso il milanese mangia la polenta, il siciliano mangia, non lo so, che ne so, la cassata con altre cose, non lo so. E quindi adesso non mi ricordo neanche quali sono i piatti tipici siciliani, però per far capire, però. Questa è una cosa brutta. Questa Scusa? è una cosa brutta, te li No, dovresti ricordare. io sinceramente non me ne ricordo, cioè me ne ricordo pochi perché.
stato poco in Sicilia e ogni tanto, vabbè, mi capita di andare dalla nonna, però veramente sono pochi. Un piatto tipico credo che sia quello con la mollica sopra, adesso che stiamo, che è una sorta di... C'era la parmigiana, Tipo la parmigiana, bravissimo, tipo la parmigiana, che difficilmente al nord tu trovi un piatto del genere. Quindi, che adesso al nord c'hanno, adesso anche lì, la polenta, io dico la polenta, che è un piatto tipico, che adesso, ok, ma che non lo trovi a Napoli, ok, a Napoli hanno altre. Quindi, banalmente, hanno tanti tipi di, ci sono già tanti tipi di dieta in Italia stessa. Quindi mi ricollego col tuo discorso, dicevi... io non sono a dieta ed è giusto da un certo punto di vista per far capire alle altre persone che tu non stai facendo la fame, ma stai facendo hai un tuo stile nuovo di alimentare che stai tenendo, giusto? Ok, bene. Assolutamente. Dove, cioè, ci tengo soprattutto a dire, beh, si mangia, cioè, si mangia bene, non si elimina niente, cioè, anzi, cioè, io mi sono accorta che anche facendo la dieta, non facendo la dieta, cioè, io mangio molto di più, e soprattutto mangio con gusto, cioè, assolutamente, cioè, non Molto è la bene. classica dieta dell'insalata, assolutamente. E a tutti quelli che si stanno domandando, perché io parlo di centimetri, ma c'è anche una diminuzione di peso importante, in 6 mesi tu ti sei tolta, forse neanche dandoci troppo peso, perché ho visto che tu ti sei pesata nel trimestre e poi nel semestre. E a ridere e scherzare, partivi da 68,5, sei 56, quindi matematico, 8-12 kg, ma senza mettere il focus lì, perché... Molti devono sapere che noi durante il percorso addirittura non chiediamo neanche il peso, cioè non è obbligatorio se non alla prima e all'ultima e delle volte a trimestre. Quindi non è un nostro cruccio perché ci concentriamo su altre cose e poi il peso arriva a conseguenza e tu in 6 mesi hai tolto 12 kg, quindi praticamente quasi 2 kg al mese di media all'inizio. Sì, Ok. Ma sono stati chili che poi tu hai trasformato in massa magra. Ultima domanda, allora, a chi consigli un percorso del genere? Secondo te, che requisiti deve avere una persona per affrontare una donna, soprattutto perché comunque tu parli alle donne? Dimmi un po', secondo te, quali requisiti devono avere, quindi le donne che affrontano questo tipo di percorso? la forza di volontà, solo quello. Ok. Forza di volontà. Cioè, perché cioè è inutile perdere tempo. Cioè, se tu cioè devi avere proprio, è una questione, secondo me, di mentalità, e questo mi ha aiutato anche tanto nei mesi. Cioè, quello che io, ad esempio, prima non facevo, c'è cioè una questione proprio di mentalità. I tuoi video, cioè, mi hanno aiutato tantissimo, anche tutt'oggi, cioè dopo 6 mesi, io un giorno sì, un giorno no, io li continuo ad ascoltare, perché quelli proprio sono, per me, sono una forza. Assolutamente, è una questione di mentalità. E se non hai comunque la mentalità, la forza di volontà, proprio lo spirito del cambiamento, cioè non ti rivolgere proprio a Giuseppe, assolutamente. Bene, grazie. Così facciamo già selezione all'ingresso, come nelle migliori discoteche italiane, no, in tutto il mondo. Va bene, ottimo. È detto benissimo perché prima hai detto giustamente, la maggior parte delle persone fa in qualche modo fa le solite cose. È normale che quando veramente ti stufi di perdere tempo, a quel punto sai dove andare. È vero, perché come vedi, anche per te è stata un po' la stessa cosa. Che dire, un ringraziamento ancora a Roberta per averci raccontato poi la sua storia. E un saluto a tutti quelli che guarderanno questa testimonianza. Grazie ancora, Roberto. Grazie.